prima. Ah, buongia, gaccinio, sì, gaccinias. Buongiorno, ragazzuoli. Oggi sono particolarmente gasato per un po' di motivi. Intanto perché non ho più dei capelli di merda, quindi non sembro più uno zingaro come un paio di settimane fa. E quindi devo ringraziare il buon Diego che si è preso cura della mia zazzera. E poi sono contento perché finalmente Sox diventa la doppia cifra. Siamo arrivati alla puntata numero 10, che è un traguardone, perché non pensavo che avrei mai avuto la costanza di arrivare fin qua. Quindi vi ringrazio tutti quanti, perché ve li state guardando, ve li state godendo, commentate, chi più ne ha più ne metta. Poi sono mega contento perché ho finalmente una serie di calzini fichissimi nuovi, e per questo devo ringraziare Dandy Street, il buon Manuel, che mi ha rifornito di calzini per fare le mie puntate. Non è una marchetta, perché non li trovate in vendita sullo shop, probabilmente più avanti li potrete acquistare anche sullo shop online. Io lo stesso vi lascio il linketto qui sotto, magari trovate qualcosa che vi piace. E poi sono mega contento perché abbiamo una vincitrice della puntata numero 9. Che cazzo vuoi, Siri? E poi sono mega contento anche perché abbiamo una vincitrice del giveaway della puntata numero 9, Sabrina. Sabrina che ha commentato e ha azzeccato il fotografo di questa puntata, che è Sebastiano Salgado. Quindi grande Sabri, si è giudicata questo 40x70 di questa foto fichissima che ho fatto in Sardegna con un po' di petardi. Spero che troverai un posto nella tua casa, o al limite lo ricicli come regalo, che insomma male non fa. Ma adesso basta parlare di cazzate, iniziamo a parlare del buon Sebastiano Salgado. Non sto registrando. Sebastiano Salgado, secondo me, è uno di quei fotografi che veramente ha lasciato molto l'impronta nella documentazione della storia dell'umanità. Ma facciamo un po' di storia, perché è importante partire dalle basi per capire poi tutto il processo che porta un fotografo a diventare quello che è, specialmente nel caso di Sebastiano, che è veramente un fotografo molto molto particolare. Sebastiano, che l'avete capito, nasce in Brasile nel 1944 da una famiglia borghese, che è un'azienda agricola ovviamente di famiglia, quindi non è messo malissimo. Lui inizia a studiare economia in Brasile, poi però continuerà i suoi studi a Londra, dove comincerà a studiare statistica. Lui non si scopre subito fotografo, si scopre più che altro viaggiatore, uno già molto appassionato, è un umanista già da subito. Ma non lo capisce subito, lo capisce un po' più avanti, lo capisce negli anni 70, quando inizia a lavorare all'International Coffee Organization. Durante i 3 anni in cui lui si muove per conto di questa organizzazione dedicata al caffè, capisce che il suo interesse è l'umanità, è la documentazione dei processi umani, della storia umana, dell'evoluzione umana. E questo poi lo porterà a fare infiniti viaggi. Perché? Perché lui, dopo questi 3 anni, abbandona l'Organizzazione Internazionale del Caffè e decide di diventare fotografo. Nel frattempo lui si era già sposato con Lelia, e quindi con lei poi si sposta a Parigi, dove decide di intraprendere la carriera di fotografo. A Parigi lui si avvicina alle prime vere agenzie, si avvicina prima a Sigma, poi si avvicina a Gamma, poi più tardi entrerà a far parte di Magnum nel 79. Io non voglio stare qui a parlarvi dei lavori che ha fatto attraverso queste agenzie, io voglio parlarvi più che altro di quelli che sono i suoi progetti personali, perché sono i progetti personali di Salgado ad averlo consacrato come uno dei più importanti fotografi al mondo. E allora vorrei cominciare parlando di Other Americas, che è un progetto che lui porta avanti tra il 77 e l'84 in tutta l'America Latina, e questo suo progetto lo porterà negli angoli più reconditi dell'America Latina. Lui è originario del Brasile, e già a quel tempo il Brasile aveva consumato buona parte delle foreste che aveva a disposizione. Adesso non ne parliamo, ormai la foresta amazzonica è sempre più ridotta, e il Brasile è uno dei principali consumatori di quello che è la parte più importante delle foreste del pianeta. E lui in 6 anni, perché questa è una raccolta che gli richiederà 6 anni di lavoro, ci porterà alla ricerca di quelle zone ancora molto rurali, ancora molto vicine agli indios. Ci porta veramente, ci porta alla scoperta di situazioni sociali in cui la civiltà, come noi occidentali siamo abituati a conoscerla, ancora non è arrivata quasi. E questa cosa è bellissima, perché è una documentazione di una realtà che è contemporanea, perché è una realtà ormai quasi scomparsa ma ancora contemporanea.
è una realtà fichissima che presto sarà dimenticata, presto sarà persa. Lo stesso Bolsonaro ha messo in atto delle politiche che sicuramente porteranno allo scomparire di questi popoli che vivono ancora in una realtà completamente diversa da quella ormai moderna, occidentalizzata. E quindi in questa raccolta lui ci fa un excursus meraviglioso di queste zone che presto andranno dimenticate, che stanno subendo profondi mutamenti sia a livello geografico che a livello sociale. E questa è una documentazione importante perché dopo di lui non si sa quanti altri ci saranno che avranno la possibilità di documentare questo tipo di realtà. Ma andiamo oltre, perché le opere di Salgado sono molto ampie sia in termini temporali che in termini geografici. Lui tra l'84 e l'85 ci porta in Africa, lui ci porta a scoprire che cosa voleva dire la carestia in quei paesi lì, che cosa voleva dire la fame, la siccità, la carenza di tutto, di ogni tipo di sistema sanitario. E lo fa con un occhio molto compassionevole nei confronti di quello che sta guardando. È molto poetico il suo bianco e nero, è profondo, è ricco di drammaticità e si sposa alla perfezione con queste situazioni che sono delle situazioni difficili, perché lui non è un fotografo di moda, non è un fotografo dei divi, delle dive, non è un fotografo delle star del cinema, è un fotografo di realtà, è un fotografo umanista. E questo lui ce lo dimostrerà nel suo progetto successivo che si chiama The Hand of Man e gli porterà via circa 6 anni della sua vita. Lui andrà in giro praticamente per tutti i paesi del mondo a documentare quelli che erano gli effetti della rivoluzione industriale sul lavoro manuale degli uomini. Questo processo di industrializzazione spinta, lui ce lo mostra con queste bellissime fotografie, sempre ricche di contrasti, sempre ricche di qualcosa da raccontare, di emozioni. Queste fotografie sono una documentazione importantissima di un passato prossimo che però ci riguarda ancora oggi, perché non stiamo parlando di 200 anni fa, non stiamo parlando di Medioevo, stiamo parlando degli ultimi 20 anni, 30 anni, 40 anni. Ci riguarda questa roba qua, riguarda l'evoluzione dei metodi produttivi. Le sue immagini sono forti, sono cariche di significato. In questo senso lui mi colpisce sempre con le sue fotografie. C'è chi dice che siano costruite, probabilmente alcune sono costruite, tante altre non credo siano costruite. Ed è un lavoro di reportage che lui fa con un'umanità molto particolare, perché conferisce dignità anche a queste persone che in realtà hanno veramente molto poco, a queste persone che vivono probabilmente ancora di un'economia di sussistenza, che non hanno i nostri agi, che non hanno i nostri comfort, eppure vivono una condizione umana che noi non riusciamo neanche vagamente a comprendere, ragazzi. E questa sua umanità, questa sua profondità la vediamo anche nel suo successivo lavoro, che è Migrations, che racconta i flussi migratori, che sono assolutamente una cosa contemporanea, ed è una raccolta che lui ha realizzato alla fine degli anni 90, dove ci racconta i flussi migratori, le difficoltà delle migrazioni di massa. Ci porta lui stesso in mezzo a queste migrazioni, lo fa con la sua fotocamera, col suo 35 mm, ed è splendida la morbidezza che lui riesce a dare alle luci, alla composizione, a questi paesaggi. Riesce a rendere meno drammatico il racconto di situazioni che in realtà spesso sono molto molto difficili, tant'è che lui stesso rimane profondamente scioccato dalla situazione in Ruanda, dove c'era una guerra civile violentissima, ragazzi, cruenta a livelli inauditi. Lui nel 2000 si ritira dal mondo della fotografia perché rimane terribilmente scioccato da questa cosa. Capisce che l'umanità è devastante, l'umanità è in grado di fare delle cose agghiaccianti, ragazzi. E lo vede lui con i suoi occhi, lo testimonia con la sua fotocamera, e questa cosa lo turba tantissimo. E io faccio fatica ad immaginarlo queste cose. Voi sapete che io sono un amante di tutti quei fotografi coraggiosi che affrontano i conflitti, le ribellioni, che si trovano in situazioni difficili, però capisco anche che vivere queste situazioni sia umanamente molto difficile, perché ti segna, perché se non sei forte ti spacca le gambe questa roba qui. E lui infatti ne esce atterrito da queste situazioni. Ma siamo fortunati perché nel 2003 lui si fa coraggio e riprende in mano la macchina fotografica per produrre un lavoro che gli porterà via quasi 10 anni di vita e lo porterà ad attraversare praticamente tutti i paesi del mondo per documentare quelli che sono i posti ancora incontaminati del mondo, ancora dove l'uomo non è riuscito a mettere piede, ancora dove l'uomo non è riuscito a modificare, a stravolgere la natura. E questo è un progetto in netta contrapposizione con tutti quelli che lui aveva fatto precedentemente, perché non parla di uomo, parla di madre natura. Ci mostra la natura incontaminata come pochi altri hanno saputo fare. Non è un documentario che trovate su Netflix, no. Queste sono delle fotografie uniche, sono dei pezzi di arte che trovate esposti nei musei. Ci sono delle mostre fantastiche di Salgado e sono delle fotografie che, se riesci a capirle, se riesci a capire l'importanza di quello che stai guardando, hanno un impatto devastante.
sono delle fotografie importanti, sono delle fotografie che faranno la storia, sono la rappresentazione di quello che oggi c'è e domani non ci sarà più. È memoria questa, ragazzi. Io, ragazzi, scusatemi se ci metto tutta questa enfasi nel raccontarvi Salgado, però secondo me è uno dei fotografi contemporanei più cazzuti che ci siano in assoluto, perché veramente lui ha avuto la fortuna, il coraggio, l'ambizione di andare a documentare delle situazioni che altrimenti sarebbero dimenticate nel giro di pochi anni. Proprio per questo motivo spesso vi dico: compratevi un libro di questo fotografo piuttosto che di un altro, perché è una documentazione storica che ci aiuterà a ricordare da dove siamo venuti. È potente, eh? Andatevi a vedere una sua mostra, perché qui non stiamo parlando di fotografia usa e getta del cazzo da Instagram, ma stiamo parlando di fotografia che ha fatto la storia, farà la storia e ci aiuterà a ricordare tante cose in futuro. Comunque, ragazzi, io dopo avervi raccontato così in bomba Sebastiao Salgado vi ho detto praticamente tutto. Qua sotto vi lascio come sempre i link alle sue opere più fiche, secondo me. Tutti i soldi che avete risparmiato in questi due mesi senza spritz e senza cene fuori, spendete sti 30-40 euro, compratevi una bella mono di Salgado, mettetevela in libreria, guardatevela, viaggiate con lui e cercate di trarre anche voi le vostre conclusioni dopo aver guardato le sue fotografie. Cercate di capire dove vi vuole portare con il suo racconto, che cosa vi vuole insegnare con le sue fotografie, perché è veramente importante. Io, ragazzi, detto questo, sono pronto a chiudere qui la puntata. Vado a farmi il mio consueto aperitivetto di fine riprese. Se volete seguirmi su Instagram, qua sotto c'è la mia pagina Instagram, così potete vedere le schifezze che ho fatto io, che sicuramente non verranno ricordate come quelle di Salgado, ma poco importa, piacciono a me. E quindi io chiudo qui la puntata. Prima di chiudere, però, l'ultima cosa, vorrei ringraziare Boa per avermi prestato questo fantastico microfono che voi non vedete, però senza di questo microfono l'audio sarebbe veramente osceno. E quindi grazie Boa, ti ringrazio tantissimo. Qua sotto, tra l'altro, vi lascio il link al suo ultimo album, lo trovate su Spotify. Non è una marchetta, lo faccio perché mi piace un sacco lui e perché è un carissimo amico, quindi se vi va di dargli un'ascoltata, trovate questo in mezzo a tutti gli altri link che vi ho lasciato. Io vi mando un bacio a tutti quanti, ciao Gacinios e Gacinias, e ci vediamo la settimana prossima. Wow!